Donare gli organi significa donare la vita, obiettivo dello sportello amico Trapianti, inaugurato stamani presso l'ospedale Moscati di Avellino, è quello di sensibilizzare attraverso un'attività di informazione e consulenza scientifica gli utenti rispetto alle donazioni di organi e sul trapianto. La Campania è una delle regioni con il minor numero di consensi alla donazione. Lo sportello amico ci consentirà di accendere una luce sulla donazione degli organi, sottolineano il direttore del centro trapianti della Campania, Antonio Corcione, e la referente dello sportello, Elena Pepe. È un tassello importante per la sanità in Campania oggi, perché prima lo sportello amico era nato solo per le ASL, invece da qualche anno abbiamo pensato di, anche nelle aziende, di diffondere il messaggio della donazione. E un'azienda come Avellino è un'azienda importante, c'è un'utenza continua, quindi dare dei messaggi precisi e abbattere le opposizioni, avere più possibilità di persone che sottoscrivono una donazione è fondamentale. Non possiamo solo lamentarci che i risultati non vengono, bisogna fare le cose. E l'azienda di Avellino, come sempre, risponde alla grande con questo sportello amico, che contribuirà sicuramente a battere le opposizioni in Regione Campania e quindi aumentare le donazioni. Allora, lo sportello amico sarà aperto 3 volte a settimana per 3 ore presso la stanza dell'URP al CUP. Abbiamo messo appunto, è stato situato in un punto, diciamo, dove le persone, molto frequentato dalle persone comuni, dalle persone che non sanno o che il messaggio dei trapianti a queste persone non è mai arrivato, della donazione, perché le domande in realtà, ecco, abbiamo poche speranze in questo settore, che si devono invece accendere con lo sportello amico, proprio perché per la scarsa informazione che c'è, la gente ha paura perché non è informato, perché non sa come avviene il processo di donazione e non sa che, pensa che con la morte sia tutto finito, invece la morte è vita in questo caso, dà nuova vita.